Ma in teoria a tavolo ne potrei mettere anche 20, 30, 40, non è questo il problema. È il problema delle norme che tu devi avere la responsabilità a mettere i tavoli, che il gioco non vale la candela. Cioè non vale il rischio, tutto là. Perché se devi avere anche tu la responsabilità per chi viene a mangiare, se si ammala o meno, obiettivamente, no. Quindi, almeno se le cose stanno così, solo da sport e basta. Se le cose si allargano, cambiano, c'è qualche spiraglio, cerchiamo di fare il nostro meglio, nella speranza che qualcosa si muova. Okay. Più che... La bandiera blu, l'ennesima bandiera blu per il comune di Soverato. Sì, è la quarta bandiera in 4 anni, motivo di orgoglio, ed è stato complicato riconfermarla perché poi i criteri che bisogna ogni anno soddisfare sono numerosi. Sono contento per la città di Soverato, ma sono contento anche per la regione Calabria, che ha aumentato il numero di spiagge con la bandiera blu, di comuni. Siamo passati da 11 comuni dello scorso anno a 14, quindi questo è un segnale positivo. Però abbiamo una costa molto lunga, basti pensare che la Liguria, con una costa forse inferiore alla metà di quella calabrese, ha più di 30 comuni bandiera blu. Noi siamo ancora a 14, però da quando siamo partiti 4 anni fa credo fossimo 7 o 8. È incoraggiante, il mio augurio è che tutta la costa calabrese si possa tingere di blu, perché poi con l'entroterra altrettanto bello che abbiamo è una grande potenzialità che ancora non sfruttiamo appieno, che è proprio quella del turismo. La bandiera blu ci fa immediatamente pensare alla stagione estiva e a come sarà organizzata, ma intanto Soverato da questa emergenza come ne sta uscendo e come ha passato, ecco, la fase critica? Beh, io sto vedendo negli occhi dei commercianti, di chi ha attività produttive, ristorazione, albergatori, tanta voglia di ripartire, tanta voglia di ricominciare, si stanno già tutti rimboccando le maniche, stanno lavorando, penso che già dalla prossima settimana molte attività della ristorazione riapriranno e quindi aspettiamo, insomma, di avere indicazioni ancora più chiare sia dal governo centrale che dal governo regionale per capire anche gli ombrelloni in spiaggia come li potremo posizionare e soprattutto per noi amministratori locali la gestione delle spiagge libere. Confido molto nel turismo, sia quello regionale che quello nazionale. Si partirà molto meno all'estero quest'anno, quindi il mio augurio è che si viaggi per l'Italia e si venga anche al sud. Noi siamo pronti, le nostre spiagge sono quasi pronte, la città è tirata al lustro, quindi ora non ci resta che aspettare i turisti. Attività commerciali, tasse, ma anche i controlli per far sì che poi le misure saranno rispettate, cosa ci può dire? Sì, noi come comune siamo stati il primo in Calabria a fare una delibera di giunta destinando quelli che sono gli spazi del suolo pubblico a titolo gratuito per tutte quelle attività commerciali, non solo della ristorazione, che volessero occupare del suolo pubblico. Avevamo già preventivato nel bilancio di trovare delle somme a copertura. La notizia di oggi sembra che sia il governo centrale che voglia intervenire su questo, bloccando e sospendendo, ma secondo me alla fine verrà cancellato il pagamento della TOSAP da maggio sempre fino ad ottobre. Noi ci concentreremo anche nel cercare di abbassare quella che è la tassa sui rifiuti, almeno per i mesi in cui queste attività sono state chiuse, e per quanto riguarda i controlli con la Polizia Municipale, con le associazioni di protezione civile, cercheremo di controllare palmo a palmo tutta la città. Il problema vero sarà per le spiagge libere, dove purtroppo un flusso di persone notevole nei mesi di luglio e soprattutto di agosto non credo che sarà possibile gestirlo con le associazioni e con il Corpo di Polizia Municipale. Come ci stiamo preparando? Sono arrivato adesso al dottore per vedere come dobbiamo programmarci per lunedì. È una cosa difficilissima. Non so cosa dobbiamo fare. Ancora siamo a terra. Non so cosa dirvi, guardate. Mi è caduto il cuore per terra perché non riesco a capire come devo aprire. Quanti tavoli fate di solito? Vediamo a 2 metri di distanza. Di solito quanto? Di solito abbiamo un sacco di tavoli, abbiamo arriviamo a 50 tavoli ad estate, in pieno sole esterno, e adesso non arriviamo neanche a 15 tavoli.